al focus oggi l'ictus, la seconda patologia per la quale si muore di più nel mondo, ma è anche la prima causa di invalidità nel mondo. In Italia la situazione non cambia granché, ogni anno si registrano almeno 100.000 nuovi ricoveri dovuti all'ictus cerebrale, circa un terzo delle persone colpite non sopravvive a un anno dall'evento, mentre un altro terzo sopravvive ma con invalidità. Il numero di persone che attualmente vive in Italia con gli esiti invalidanti di un ictus ha raggiunto la cifra record di quasi 1 milione. Ma il fenomeno è in crescita perché la popolazione invecchia sempre di più. E siamo sempre sulle statistiche. L'ictus colpisce 200.000 persone all'anno, una ogni 3 minuti, pensate. Eppure il 40% dei pazienti, come avviene in media anche in altri paesi europei, non riceve cure adeguate ai più recenti standard scientifici. E quanto emerge dal progetto EIS, European Implementation Score, che ha valutato l'applicazione degli stessi parametri in 10 stati del vecchio continente. In particolare l'Italia, noi ci collochiamo al centro classifica, al sesto posto. Il vero buco nero è la riabilitazione territoriale che ai più è preclusa. I risultati del progetto EIS condotto in 10 paesi mostrano che quanto all'utilizzo dell'attività scientifica nella pratica clinica, l'Italia raggiunge punteggi medio-alti solo in 5 degli 11 indicatori analizzati, contro gli 8 invece che quindi sono paesi più virtuosi della Svezia, i 10 di Inghilterra e Scozia. Tra i primi ostacoli, poche risorse, troppa burocrazia, mancanza di conoscenze della malattia e resistenza ai cambiamenti. Ma anche carenze strutturali, per esempio, i paesi con migliore assistenza sono caratterizzati dalla presenza delle stroke unit e in Italia ne servirebbero almeno 300, ma ce ne sono soltanto 150 o giù di lì. Di queste solo l'11% al sud, dove risiede però un terzo della popolazione. Il diverso livello tra nord, centro, sud emerge chiaramente dai risultati di questo progetto EIS pubblicato sulla rivista Stroke. Al meridione, al sud, spiegano i ricercatori, ci sono meno campagne informative, mancano protocolli che guidino la transizione tra fase acuta, medicina generale e servizi riabilitativi. Circa 1 milione di italiani porta le conseguenze di un ictus, ma proprio la fase della riabilitazione condotta sul territorio è il vero buco nero della sanità in Italia. Una volta dimesse dagli ospedali, solo 2 persone su 10 tra coloro che ne avrebbero bisogno riesce a fare fisioterapia e logopedia quelle giuste per favorire il ripristino delle attività, capacità motorie e linguistiche compromesse. Se poi si guarda alla terapia occupazionale, ovvero pensata per aiutare il paziente a fare attività quotidiane a livello domestico e sociale, siamo praticamente a zero, tranne qualche caso di eccellenza. E quasi la metà degli eventi cerebrovascolari potrebbe essere tranquillamente evitata attraverso l'adozione di stili di vita salutari e un controllo farmacologico nei soggetti ad elevato rischio cardiovascolare globale. Il rischio infatti è dovuto all'effetto combinato di più fattori di rischio. I fattori di rischio modificabili, cioè sui quali noi possiamo intervenire, sono la pressione arteriosa, il peso, la glicemia, la colesterolemia, che vanno adeguatamente controllati mantenendo i valori entro i limiti raccomandati, come pure anche il consumo di alcol e l'abitudine al fumo. È dimostrato che l'abolizione del fumo, assieme ad un'attività fisica quotidiana, l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda almeno 150 minuti a settimana, almeno di camminata veloce, e un'alimentazione ricca di verdura, frutta, cereali integrali, legumi e pesce e povera di cibi ricchi di grassi saturi, cioè quelli di origine animale, colesterolo, zuccheri semplici e sale, aiuta a mantenere livelli favorevoli di pressione arteriosa, di colesterolemia e di glicemia. E questi, come vedete, è una tabella dell'OMS che mette in relazione l'intervento da attuare, la raccomandazione ad ognuno di noi e la riduzione attesa della pressione arteriosa. Prima si raccomanda ovviamente di mantenere un peso ideale con un indice di massa corporea tra 18,5 e 24,9 kg divisi per il quadrato dell'altezza per ottenere una riduzione tra 5 e 10 mm di mercurio di pressione ogni 10 kg persi. Seconda
La seconda raccomandazione, avere una dieta ricca di frutta, verdure e latticini a basso contenuto di grassi saturi per ridurre la pressione arteriosa di 8-14 mm di mercurio. Terza raccomandazione, non assumere più di 30 ml al giorno di alcol, pari a circa 2 bicchieri, per ridurre di altri 2-4 mm di mercurio, sempre la pressione. Quarta raccomandazione, fare attività fisica regolare almeno 30 minuti al giorno. Camminata veloce per ridurre di 4-9 mm di mercurio sempre la pressione. E quinta e ultima raccomandazione, non consumare più di 6 grammi al giorno di sale da cucina per ridurre di altre 6-8 mm il mercurio dell'indice della pressione arteriosa. E veniamo ai costi dell'ictus, i costi diretti per il servizio sanitario. In Italia ammontano a circa 16 miliardi di euro, pensate, all'anno, ai quali vanno aggiunti circa 5 miliardi di euro in termini di costi, come dire, indiretti, calcolati principalmente come la perdita di produttività sul lavoro. Nel nostro paese solo un terzo delle persone conosce i possibili segni o sintomi del danno cerebrale e per questo risulta assolutamente necessario attuare percorsi intensi di informazione. Molto si potrebbe fare con la prevenzione, ma nel nostro paese la percentuale di investimenti destinati ad essa è pari solo al 4,9% della spesa sanitaria. Sul fronte della prevenzione primaria, le regioni più virtuose nell'attivare percorsi di coinvolgimento degli operatori e dei cittadini sono il Friuli, il Piemonte, l'Emilia-Romagna e, pensate, la Basilicata. Solo il 50% delle regioni italiane ha istituito un PDTA formale. Il PDTA è un acronimo che sta per percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali mirati alla condivisione dei processi decisionali e dell'organizzazione dell'assistenza per un gruppo specifico di pazienti durante un periodo di tempo ben definito, che è quello critico per definire obiettivi ed elementi chiave dell'assistenza basandosi su evidenze scientifiche. Un'Italia quindi a macchio di leopardo, in cui la Campania, con Sicilia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e persino il Trentino Alto Adige sono attese ad un recupero dai ritardi. Ecco, come accorgerci, insomma, che sta per arrivare, che incombe, che è imminente qualcosa, un attacco del genere? C'è un test semplice secondo il quale gli anziani possono accorgersi da soli se sono a rischio di un ictus ed è stato sperimentato in Giappone, ormai lo facciamo tutti, dagli scienziati della Kyoto University. È emerso da uno studio di questa Kyoto University Graduate School of Medicine in Giappone, pubblicato sulla rivista Stroke. Questo semplice test, secondo i ricercatori, potrebbe aiutare a identificare le persone che hanno bisogno di maggiore attenzione, maggiore sostegno, perché più a rischio di avere problemi di salute al cervello, come ad esempio piccole emorragie oppure danni ai vasi sanguigni. Lo studio ha coinvolto 841 donne, 546 uomini con un'età media di 67 anni e gli individui che mostrano scarso equilibrio dovrebbero ricevere maggiore attenzione, in quanto questo potrebbe indicare un aumento del rischio di malattie del cervello e di declino cognitivo. La difficoltà di stare, per esempio, per poco tempo, come vedete qui, in equilibrio solo su una gamba è una misura facile, semplice, di instabilità posturale, come vedete fanno esercizio queste signore, e potrebbe essere una conseguenza di anomalie cerebrali, quel fatto che gli anziani che hanno difficoltà a rimanere in equilibrio per 20 secondi, fate questo esperimento sulla sola gamba, sono quelli più a rischio di subire prima o poi un ictus. E c'è un'altra spia dell'ictus, il buco di memoria, che è più frequente in chi, e sembra paradossale, ma in chi ha un grado di cultura maggiore, più istruito, insomma, di cultura superiore. A dirlo è uno studio, una ricerca presso l'Università Erasmus di Rotterdam e pubblicato sulla rivista Stroke. Gli esperti hanno evidenziato che le probabilità sono maggiori se le difficoltà a riguardare riguardano persone con un alto livello di istruzione. Gli scienziati hanno tenuto sotto osservazione per 20 anni un campione di 9.000 individui, classificandoli anche in base al loro grado di istruzione. E gli esperti
hanno indagato se ciascuno avesse o avesse avuto dei problemi di memoria e in tutto il periodo di monitoraggio, cioè questi 20 anni, hanno registrato oltre 1200 casi di ictus nel campione ed è emerso che tutti coloro che dichiaravano di avere di tanto in tanto piccole o grandi defiance mnemoniche presentavano un rischio maggiore di andare incontro ad un ictus. Ma questo rischio era considerevole soprattutto per le persone più istruite. Secondo gli autori ciò è spiegabile con il fatto che in generale il cervello di individui molto istruiti è più protetto da problemi cognitivi e di memoria e che quindi quando questi problemi si evidenziano si è già verificato qualche danno cerebrale importante. E veniamo ai fattori di rischio, quelli più famosi, più noti, di cui siamo sicuramente consapevoli ma che spesso ignoriamo. E lo diciamo sempre, lo dicono tutti, il fumo. Il fumo è tra i più importanti fattori di rischio dell'ictus. Chi fuma ha esattamente il doppio delle possibilità, dei rischi di incorrere in una ischemia cerebrale. Secondo la rivista scientifica Lancet, sul nostro pianeta ci sono 1 miliardo di fumatori, soprattutto in Russia, USA, Cina e India. E quello che accade nel mondo, cioè l'aumento dei pentiti e quindi il calo dei fumatori storici, compensato però da nuovi fumatori, avviene tale e quale anche in Italia, dove gli italiani non rinunciano a fumare. Infatti il numero dei fumatori resta sempre invariato, più o meno, ogni anno, cioè circa 11 milioni, cioè il 20,8% della popolazione. Lo si legge nel rapporto, nei rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità in occasione delle giornate mondiali senza tabacco. La prevalenza di fumatori in Italia da 8 anni a questa parte rimane pressoché invariata. Stupisce però che a fumare sia ancora uno sportivo su 10, segno che dobbiamo ancora molto insistere sulla promozione dei corretti stili di vita, soprattutto nei confronti dei giovani. L'età media di questa popolazione rimane costante, 44,7 anni, così come l'età in cui si accende la prima sigaretta, intorno ai 18, e l'età media in cui si smette, intorno ai 42 anni. Questo significa che tanti giovani iniziano a fumare quanti adulti smettono. Un chiaro segnale, insomma, che le strategie di intervento sulla prevenzione nei giovani e di cessazione dal fumo vanno ripensate. Il consumo medio di sigarette al giorno, dicono le statistiche, si conferma intorno alle 13 sigarette. Oltre il 75% dei fumatori, si legge sempre nel rapporto, consuma più di 10 sigarette al giorno. Tale valore è in lieve aumento. Si inizia a fumare mediamente ai 18 anni, abbiamo detto, la motivazione principale all'iniziazione al fumo di sigaretta rimane costantemente l'influenza dei pari, cioè l'emulazione, insomma, di quelli che ci stanno vicino e che fumano. Si smette di fumare mediamente intorno ai 42,4 anni in entrambi i sessi, principalmente per motivi di salute, ma anche, diciamolo, per motivi economici, gli uomini o a seguito di una gravidanza, le donne. Ed oltre al fumo, un altro fattore di prevenzione dal rischio ictus è lo stile di vita e anche il cibo. Siamo sempre attenti a queste cose. Allora, Coldiretti ha stilato la classifica dei 14 cibi più pericolosi per la nostra salute provenienti da altri paesi. Dunque, in prima posizione troviamo il prodotto ittico spagnolo. Però solo attenzione, quello pescato negli oceani. Perché? Perché il pescato lì risulta contaminato dalla presenza di metalli pesanti a causa dell'inquinamento. Al secondo posto abbiamo i prodotti dietetici, gli integratori provenienti dagli Stati Uniti a causa del contenuto di ingredienti tuttora non autorizzati nell'Unione Europea. In terza posizione, dei cibi più pericolosi, si classificano le arachidi che provengono, quindi guardate bene sempre le etichette, dalla Cina, in quanto contengono aflatossine oltre i limiti. In quarta posizione abbiamo i peperoncini dalla Turchia, in quanto nella coltivazione di questi alimenti sono stati utilizzati pesticidi oltre il limite di guardia. In quinta e sesta posizione troviamo i pistacchi dall'Iran ed i fichi secchi dalla Turchia, sempre a causa dell'eccessiva presenza di aflatossine. In settima posizione, tra gli alimenti più pericolosi per la salute, c'è la carne di pollo che proviene dalla Polonia a causa di possibili contaminazioni di natura microbiologica, in particolare da salmonella. In ottava, le nocciole
prodotte sempre dalla Turchia a causa dell'eccesso sempre di aflatossine. E sempre per lo stesso motivo, in nona posizione abbiamo le arachidi prodotte negli Stati Uniti e i pistacchi provenienti dal paese della Mezzaluna, in quanto non sono conformi ai requisiti di sicurezza europei, che sono sempre molto stringenti. Infine, in questa lista nera troviamo il peperoncino dall'India e la noce moscata dall'Indonesia, contaminate da aflatossina e salmonella oltre i limiti. Poi le albicocche secche dalla Turchia per i solfiti oltre i limiti e le carni di pollo dai Paesi Bassi a causa delle contaminazioni di natura microbiologica.